Allora, Andrea Luperini, 4 giorni in cui sono state 2 vittorie fondamentali per la stagione. Sì, effettivamente sì, diciamo che già la partita di domenica, vinta sul Pietrasanta, essersi portati a più 7 in classifica ci ha dato molta soddisfazione, soprattutto perché veniva fuori una partita che l'aspettavano loro per agganciarci e noi per staccarci. È andata bene per noi e niente, oggi siamo qui, abbiamo fatto e giocato questa finale di Coppa Italia regionale, l'abbiamo vinta. Io sinceramente, insieme al Presidente Donati, è la terza Coppa regionale che riusciamo a vincere. Adesso ci proiettiamo nella fase nazionale, che è molto affascinante, fra le altre cose. Ma quello che conta è dare un plauso al mister, ai ragazzi, a tutti, a chi li circonda, al nostro team manager, a tutti quelli che hanno organizzato la trasferta, a quelli che si stanno impegnando a lavorare per questa squadra che ci darà sicuramente delle soddisfazioni. Ecco, tu che sei stato il factotum, che hai allestito questa squadra insieme al mister, una squadra che si permette di tenere in panchina per una finale gente come Tamberi e Balestri. Sì, diciamo così, non c'erano solo loro in panchina, quindi loro perché fanno parte, diciamo, dei giocatori più anziani, fra virgolette, insieme al portiere Gianbruno. Ma se lo permette, perché abbiamo costruito un organico consapevoli del fatto della difficoltà che avremmo affrontato il campionato e la Coppa e avevamo bisogno di queste persone. È logico che erano subito pronti ad entrare e a darci una mano, ma domenica abbiamo una partita a Pescia che è molto difficile, il mister ha fatto bene a far riposare quel qualcuno che sicuramente domenica sarà riposato per giocarsi questa partita importante. Ecco, tu che, come hai detto prima, hai vinto 2 coppe regionali, ora c'è la fase nazionale. Qual è, diciamo, l'insidia più grossa quando vai a affrontare queste finali? Niente, che trovi tutte squadre che sicuramente, avendo vinto la Coppa della propria regione, sono squadre organizzate e preparate per giocarsi queste partite, quindi difficoltà ci sono e saranno tante ed elevate, ma noi abbiamo una rosea di giocatori importanti, sappiamo a cosa andiamo ad affrontare e di conseguenza ci prepareremo al meglio per affrontare anche queste partite, perché sono soddisfazioni enormi giocare e magari portare via dei risultati in fase nazionale.